Grazie Presidente. Lei Presidente rappresenta la Camera. La Camera è composta da noi parlamentari e noi parlamentari, secondo l'articolo 67 della nostra Costituzione, rappresentiamo la nazione, quindi i cittadini. Questa breve premessa perché sì, mi rivolgo a lei, ma principalmente questo mio discorso è rivolto a tutti i cittadini italiani, ai cittadini che io rappresento e servo ogni giorno della mia legislatura. Vedete, cari cittadini, noi vi dobbiamo servire, non rendere servi. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature. Ho ricordato e ripeto oggi questo pensiero di Roosevelt. Qui noi stiamo ratificando un grande accordo in merito alla vigilanza di una competizione, di una gara, che riguarderà le 124 banche più importanti d'Europa. Alcune delle nostre più importanti banche, da poco, grazie al decreto IMU Banca Italia, a due concorrenti in particolare, cari cittadini, il governo ha deciso di regalare oltre 3 miliardi di euro. Circa la metà di quei famosi 7,5 miliardi per cui con grande fierezza noi ci siamo opposti. Queste risorse, questi 3 miliardi, vogliamo ricordarlo, aiuteranno queste banche a superare questa competizione. Serviranno per affrontare la gara con maggiori forze. Non veniteci a raccontare storie. Questa è una delle motivazioni e voi ne siete complici, lo sarete per sempre. Cittadini, vi volevo mettere a conoscenza di uno studio pubblicato dal Financial Stability Board, quindi non amici nostri. L'Istituto Internazionale di Coordinamento dei Governi, delle Banche Centrali e degli organi di controllo per la stabilità finanziaria a livello globale. Questo studio, cari cittadini, era incentrato sul sistema bancario ombra. Mentre andiamo a cercare chi evade per 2 euro uno scontrino, esiste un sistema bancario ombra. Leggendo attentamente questo testo si scopre che qualcosa di aberrante è all'origine della crisi finanziaria planetaria che ci ha colpito pochi anni fa e che ancora ci colpisce. Evidenzia che alla fine del 2011, fate attenzione, ben 67 mila miliardi di dollari. 67 mila miliardi di dollari erano gestiti da una finanza parallela, al di fuori quindi dei controlli e delle regole bancarie vigenti, una cifra che equivale al 111% del PIL. Ebbene, mondiale, ebbene, leggendo questo studio, sembra di avere a che fare con un movimento sovversivo che specula ai danni degli stati sovrani e soprattutto dei ceti meno abbienti. In altre parole, se da una parte abbiamo i conti correnti con i risparmi dei cittadini e delle imprese, dall'altra parte abbiamo questo sistema bancario occulto, composto da tutte le transazioni finanziarie fatte fuori dalle regolari operazioni bancarie. Ebbene, questo sì che è un movimento sovversivo, un movimento che ha succhiato denaro dalle tasche dei cittadini per trasferirli nei forzieri delle maggiori banche internazionali. Questi sono i sovversivi che dobbiamo combattere. Secondo l'indagine del 2012 di Banca Italia sui bilanci delle famiglie, il 10% delle famiglie più ricche in Italia possiede il 46,6% della ricchezza totale, in crescita rispetto all'anno prima. La concentrazione della ricchezza è pari al 64% in questo paese. Avete creato 9 milioni di poveri, ve ne rendete conto? Allora, ora mi è tutto chiaro. È vero, siamo noi sovversivi, ma non come i vostri amici banchieri. Il nostro essere sovversivo, come mi ricordava un signore tempo fa, è diverso. Il nostro essere sovversivo è etimologico, deriva da subvertere, da mettere sotto, perché noi vogliamo mettere sotto i poteri forti, le lobby, le multinazionali che speculano contro noi cittadini e naturalmente chi con loro è associato. Loro li mettiamo sotto e sopra gli mettiamo i cittadini.
I cittadini da difendere sono i pensionati che hanno una pensione di 500 euro al mese, non le banche, i disoccupati, gli inoccupati, quelle mostruose categorie che avete creato, avete distrutto la vita di tantissime persone, anche voi del PD, anche voi per i lavoratori. Ma non mi fate ridere, quelle categorie che si chiamano esuberati, esodati, cassa integrati in deroga, straordinaria, ordinaria, mobilità, ASPI, mini ASPI, avete creato migliaia di sigle che non servono a niente. La gente deve vivere con dignità e la soluzione è una sola ed è unica ed esiste in tutta Europa e si chiama reddito di cittadinanza per tutti gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà. E a breve sarà in quest'aula e quel giorno avrete milioni di occhi a guardarvi, provate a bocciarli e nessuno se lo dimenticherà. In questo decreto, vorrei ricordarlo, stiamo spendendo circa 30 milioni di euro per far gestire questa gara alla BCE o a soggetti selezionati dalla BCE. Sembra incredibile conoscere l'esistenza di possibili conflitti di interessi già oggi siamo a conoscenza e contemporaneamente ho dovuto assistere stamattina alla bocciatura del mio emendamento sul conflitto di interessi. Come ricordava il collega Di Sell l'altro giorno, il conflitto di interessi rischia di essere sistemico, soprattutto quando si agisce sui big player. Le società selezionate per la stima, come ricordavo anche prima, ci sono Prelios, non c'è conflitto di interessi, tra gli azionisti abbiamo Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, BPF, abbiamo Grif che ha BPM, abbiamo Protos che ha Generali e Unipol, KPMG sarebbe un gruppo di società che dovrebbe valutare i bilanci, oltre ad essere però il revisore anche di Intesa San Paolo. Yard Valtech, che non ha azionisti fra le banche italiane, ha come primari clienti Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi di Siena, Banchi Popolari, Biper e Ubi. Secondo me non c'è conflitto di interessi, no, non c'è conflitto di interessi. Ultimamente sembra che ci sia un amore incredibile verso la salvaguardia di alcune banche. La catastrofe è iniziata nel 1994. Ricordate Ciampi, quando tolse il divieto per le banche di possedere partecipazione nelle industrie? Ma non vi rendete conto che ciò vi rende ricattabili anche a voi, governo? In un paese con un tale contesto, anche voi siete in continuo traballo, siete sempre a rischio, ogni governo diventa ricattabile. Marco Della Luna osservava che il fine dei banchieri è quello di attuare una trasformazione della società secondo un loro modello e ciò è confermato anche dalle ricerche del professor Werner sul caso giapponese, in cui si osservava che i banchieri tornano a dare ossigeno all'economia solo dopo che ottengono dallo Stato una serie di riforme, come ad esempio l'indipendenza politica della Banca Centrale. La liberalizzazione del mercato del lavoro, ce l'insegna il DL Lavoro di Poletti di pochi giorni fa, la fiducia due volte sul DL Lavoro avete messo, la riduzione dello Stato sociale, questo è quello che stanno facendo. Gli fanno gestire il giochino della vigilanza per farli vincere, per dargli indipendenza totale, dopo che abbiamo regalato 7 miliardi e mezzo ai maggiori gruppi italiani. Ditemi che non è così. Questa volta non potete dirlo, perché quando le banche hanno detto al membro del governo che è del vostro partito, che è del PD, l'hanno detto a loro, hanno detto una dichiarazione dell'ABI, hanno preso 1.000 miliardi dalla BCE e li hanno impiegati facendo di tutto ma non aumentando i prestiti. Chi l'ha detto? Il sottosegretario Delrio, che è del vostro governo. Il sottosegretario Delrio si riferiva agli LTRO, Long Term Refinancing Operation. Grazie a questa operazione le banche hanno preso 1.000 miliardi e le imprese niente. È uno schifo questo modo di operare. Cari cittadini, qua ci trattano come bambini stupidi, come popolo servo. Con questo decreto che regala la vigilanza al sistema bancario, di fatto alle banche centrali private, in capo alla BCE totalmente privata, gestita da persone che non superano concorsi pubblici, nominate da chi governa, banche centrali che dovrebbero essere pubbliche e che invece sono private, banche che pretendono utili fino a 450 milioni di euro l'anno dalle nostre riserve, dalle riserve dello Stato. Utili guadagnati e poco tassati, provenienti dalla stampa di moneta che dovrebbe essere nostra e che invece dobbiamo pagare con i nostri titoli di Stato. Hanno privatizzato tutte le aziende pubbliche per avere le loro pedine nei punti focali. Quello dell'unione bancaria è l'ultimo dei loro crucci, l'ultimo loro cruccio.
pochi gestori, amici controllori, fondi salva stati vari, gestiti anch'essi da privati che sicuramente con gentile clemenza non guadagneranno nulla da queste operazioni. Concludo con Della Boatie e con una speranza, ricordandovi che se la natura nel distribuire i doni ha concesso agli uni più che agli altri qualche privilegio, o nel corpo o nello spirito, non ha comunque inteso metterci qui come in un'arena e non ha spedito qua i più forti e i più scaltri come briganti armati in una foresta per depredare i più deboli. Piuttosto la natura ha voluto lasciare un posto, ha voluto lasciare uno spazio all'affetto fraterno, dandogli un luogo in cui manifestarsi, disponendo gli uni della forza di dare aiuto e gli altri del bisogno di riceverne. Grazie, onorevole Villarosa. È iscritto a parlare il deputato.